Nel caso dovessi riuscire a rosicchiare qualcosa oggi, Tony Martin sarebbe davvero un gran bel testa a testa, una bella sfida, perché c'è comunque la cronometro conclusiva di Ginevra, 18 chilometri in questa situazione dovrebbe quasi recuperare, se dovesse mantenersi questa situazione di classifica dovrebbe quasi recuperare un secondo e mezzo al chilometro Tony Martin a Chris Froome. Ora ha alleggerito un po' il rapporto mentre continua a salire con determinazione David Lopez Garcia, che sta guidando l'inseguimento in testa al gruppo, e in questo momento vediamo che sta scendendo lentamente anche il vantaggio di Tony Martin, che in questo tratto, i primi chilometri di questa salita, ci sono pendenze che non superano mai, si avvicinano al 7%. Quindi non sono pendenze assurde, non sono pendenze molto sensibili. Tony Martin in questo momento, dopo aver attaccato salendo verso Pas de Morgin e nella successiva discesa, nella successiva pianura verso Hegel, dando dentro insieme a Vichot per cercare di conquistare più vantaggio possibile, sta gestendo questi primi chilometri di salita per poi magari dare tutto in quel tratto in falso piano che è più adatto ai suoi mezzi. Nelle prime posizioni del gruppo, abbastanza pimpante, abbiamo visto anche Damiano Cunego. Oggi diversi corridori, quattro per la precisione, non sono partiti: Roberto Ferrari, Matthew Goss, José Ruano e anche Kenny De Ice. Poi tanti, tantissimi ritiri, mentre il gruppo intanto sta andando a riassorbire Arthur Vichot. Tanti ritiri in corsa hanno lasciato il Giro di Romandia Florenzio, Cavendish, Mersman, Navardauskas, due vincitori di tappa, questo è Romandia, fra l'altro Mersman e Navardauskas, poi Capecchi, Marcato, Chris Sutton, ha lasciato il Romandia anche Elia Viviani, poi tra gli altri ritiri Van Endert, Dennis Van Endert, Rush, Buchwalter, Sabatini, Mori, Lancaster, Van de Valle e Gavazzi. Ripreso Arthur Vichot dal gruppo, nel momento in cui è stato ripreso Vichot c'è lo scatto di Dmitry Kozonchuk della Katyusha, che prova a prendere il largo, non mi sembra assolutamente un'azione in grado di fare la differenza, perché vedi che David Lopez Garcia, continuando col suo passo, continua a mantenere comunque sotto controllo l'azione del russo. Qui invece siamo nel retro del gruppo, nelle ultime posizioni del gruppo. E il vantaggio di Tony Martin è sceso adesso a 37 secondi. Robert Gesing sta faticando a tenere le ruote del gruppo, adesso sta perdendo contatto, così come rischia di perdere contatto anche Mad Christensen, e qua invece per la Cannondale con Moreno Moser. Moreno Moser che fa ancora parte del gruppo in questo momento allungatissimo, quindi il forcing di David Lopez Garcia si sta facendo più intenso. Qui Kozonchuk continua con il suo passo. Una tappa anche quella di oggi che nella prima parte è stata animata da una fuga interessante perché ha avuto un vantaggio che ha sfiorato anche i 6 minuti, partita dopo una decina di chilometri, nella quale facevano parte tra l'altro lo stesso Vichot, poi Brandl e Burgaard che era interessato ai Gran Premi della Montagna, in fuga in pratica tutti i giorni, il tedesco della BMC, Markus Burgaard, che oggi ha fatto davvero il pieno perché ha vinto i primi due Gran Premi della Montagna, quello del Col de Mosse e quello del Col de la Croix, e dunque ha consolidato la propria leadership nella classifica della maglia rosa, quella dei GPM. Classifica che naturalmente si definirà oggi, perché domani non sono in programma Gran Premi della Montagna, quindi quest'oggi conosceremo il vincitore, fermo restando che dovrà terminare comunque la corsa domani, di questa speciale classifica, mentre è ripreso Kozonchuk ormai, David Lopez Garcia, tranquillamente, senza reazioni plateali, è andato a riprendere il russo, o meglio, il russo è da solo rientrato nei ranghi, diciamo così, forse è più reale, più questa versione è più reale. Appena lasciata Egl, che è una delle patrie del vino, molto una zona importante per la produzione di vino questa, ci sono vigneti di Chasselas e di Pinot Noir, come detto nel castello medievale di Egl, un interessante museo dedicato proprio alla produzione di 2000 anni di vino. Mentre arrivano notizie anche da una corsa che si sta correndo in concomitanza con il Giro di Romandia, vale a dire il Giro di Turchia, un'altra piazza d'onore per un corridore italiano, per Andrea Guardini, che quest'oggi è stato battuto da Kittel nella
nell'arrivo di tappa odierna al Giro di Turchia. E ancora non riesce a sbloccarsi Andrea Guardini. Quest'anno con il cambio di squadra e il suo passaggio dal Farnese, l'anno scorso si chiamava Farnese Sella Italia, all'Astana. Marcella Kittel, che dunque decide di andare a segno, ieri è stato uno dei più critici, non è che abbia usato mezze parole, uno dei più critici, Marcel Kittel, sulla vittoria di Mustafa Sayar al Giro della Turchia, ha vinto la tappa, ha conquistato la maglia di leader della classifica generale, perdere da corridori così proprio non mi va, ha detto Kittel ieri, in poche parole, sempre usando i 140 caratteri di Twitter. Vabbè, giustificazione che non poteva argomentare, avendo solo 140 caratteri a disposizione, non poteva argomentare, insomma, questa sua non poteva dichiarazione. Non poteva argomentare i sospetti, chiamiamoli così, sulla vittoria di però Sayar. Insomma, noi abbiamo immediatamente dedotto che si riferisse, insomma, a una vittoria poco pulita di Mustafa Sayar, in quella che è, tra l'altro, un arrivo in salita e che, insomma, ha tutte le possibilità a questo punto di conquistare la classifica generale. Oggi quest'oggi, insomma, registriamo il secondo posto invece di Andrea Guardini, che, come hai detto, quest'anno fa un po' più fatica, diciamo così, a centrare il bersaglio rispetto a quello che era riuscito a fare nelle prime due stagioni da professionista. Morena Moser riesce a tenere il contatto con il gruppo principale, beh, certo che tra i ritiri, tra la selezione che c'è stata, davanti non è che siano rimasti in tantissimi. Sì, 50-60 corridori, non di più, che fanno parte del gruppo principale. Morena Moser continua a mantenersi nelle ultime posizioni, comunque la salita, come potete facilmente intuire, è abbastanza pedalabile, stanno salendo veramente ad una... oltre 30 all'ora, gran plateau da parte di tutti i corridori. Abbiamo visto Reto Hollenstein nella parte finale del gruppo, qua invece siamo davanti con Carlos Betancourt, con Valverde, con Kieserowski, tutti uomini di classifica. Anche Pinot Thibaut con la sua maglia bianca di leader della classifica dei giovani, lo vediamo sulla sinistra a fianco a Chris Froome, che invece indossa la maglia gialla di leader della classifica generale. Sembrano tutti pronti lì in rampa di lancio nel cercare di sfruttare qualsiasi minima indecisione, mentre continua con passo regolare e con rapporto più agile Tony Martin, e il suo vantaggio inesorabilmente continua lentamente ma a calare. Eh sì, perché adesso siamo intorno ai 15 secondi, tra i 15 e i 20 secondi per Tony Martin, in un tratto in cui la strada ha pendenze un po' più insidiose, un po' più ripide, ma dietro il gruppo sta rientrando sul campione del mondo a cronometro della Omega Pharma Quickstep, che ha cercato di anticipare tutti. Probabilmente la speranza di Tony Martin era quella di arrivare almeno con una quarantina di secondi di vantaggio dove la strada spiana, no? Arrivati appunto all'SP, dove comincia questo lungo falso piano che porta verso quota 1156 di Le Diablerie. Comunque è abbastanza tatticamente strano questa tattica, appunto, assunta quest'oggi da Tony Martin, che ha cercato di prendere il largo quando, insomma, effettivamente questa salita finale, a mio modesto parere, era un corridore che può comunque cercare... Tony Martin! Poteva cercare di rimanere con il gruppo dei migliori, cosa che adesso tenterà di fare, credo anche che ci riuscirà, perché ha gestito questi primi chilometri di salita molto intelligentemente, e poi giocare le proprie carte domani a cronometro. Non dimentichiamo che a cronometro è comunque il campione del mondo, uno dei corridori più forti in assoluto, e domani il percorso è particolarmente adatto ai suoi mezzi. Un Tony Martin che abbiamo visto in queste prime giornate mettersi a completa disposizione di Gianni Mersman, ieri è stato l'ultimo uomo per il belga. Quindi un Tony Martin sicuramente in palla, in condizione, che a mio avviso si può giocare la corsa domani. Chiaro che Chris Froome è anche lui in grande condizione e sappiamo quanto forte sappia andare a cronometro, l'ha dimostrato anche nel prologo iniziale di questa edizione del Giro di Romandia. Ecco, Tony Martin ora è rientrato nei ranghi, auguriamoci, insomma, che riesca comunque a mantenere il ritmo del gruppo. Stava parlando via radio con l'ammiraglia adesso Thibaut Pinot, attenzione anche a Kieserowski, che è andato molto bene nel prologo iniziale e adesso è nelle prime posizioni del gruppo, allungatissimo, perché proprio sull'azione
della FedeJ. C'è stata una ulteriore selezione nel gruppo che sta terminando la prima parte di questa salita. Mancano poco più di 13 km alla conclusione, una tappa che si è snodata tra i cantoni di Friburgo, il cantone Vallese e il canton Vaud, quelli che compongono appunto la Svizzera romanda, che è la parte francofona della Svizzera. Si è staccato, intanto vediamo qui Stortoni, anche lui in difficoltà, e si è staccato Moreno Moser. Moreno Moser ha mollato sotto la spinta che in questo momento stanno imprimendo al gruppo i corridori della FedeJ. Siamo rientrati per un attimo in studio, queste invece sono le immagini ancora una volta del castello di Aigle, il castello medievale fatto costruire dai Savoia. E in effetti basta vedere questa inquadratura, Silvio, nuvole basse, qua è complicatissimo il lavoro dei mezzi aerei della televisione svizzera. E infatti cercheremo ora di raccontare, mentre cominciamo ad andare di replay, esatto. anche questo è un sintomo della situazione dal punto di vista tecnico. Dov'è che avevano preparato dei lunghissimi replay? L'Amstel Gold Race è stata un replay dietro l'altro, un gran moviolone è stato soprattutto. Qui invece guarda Kieselowski. Eccolo qua Kieselowski, attenzione. L'avevi chiamato Francesco. Sì, lo avevamo visto là nelle prime posizioni del gruppo. Robert Kieselowski davvero molto molto pimpante in questo giro di Romandia, ed è lui che adesso, quando mancano 13 km alla conclusione, prova a venire via dal gruppo. Robert Kieselowski. L'abbiamo visto pimpante in questi giorni, Robert Kieselowski, il croato della RadioShack Trek, e quest'oggi prende decisamente in mano l'iniziativa. Ancora un 4 km di salita prima di affrontare il lungo falsopiano che poi porterà a Le Diablerets. Lungo rapporto per Kieselowski. Sarebbe interessante capire cosa sta accadendo, esatto, alle sue spalle. Esatto, volevo dire anch'io questo, sì, sarebbe interessante capire cosa sta facendo dietro ora il Team Sky e soprattutto cosa sta facendo Chris Froome. Allora, intanto Ricci-Porta. Si sono portati di nuovo davanti quelli del Team Sky proprio con Richie Porte. È rimasto da solo Thibaut Pinot in terza posizione, lo vedete, Chris Froome, e qua c'è stata una ulteriore selezione, intanto ha ripreso a piovere sulla corsa perché ora sono rimasti una ventina di corridori nel gruppo principale, forse 25. Eccolo qua Thibaut Pinot con Chris Froome, poi Talansky, abbiamo visto anche Carlos Betancourt. Questi invece sono corridori leggermente... Ah no, Talansky è dietro. Sì, esatto. Questi sono corridori attardati con Lopez, che ha tirato fino a qualche chilometro fa, Damiano Cunego, e Talansky, secondo in classifica generale. Eh sì, Andrew Talansky, che ha 6 secondi di ritardo in classifica generale da Chris Froome, ha perso contatto ed è in questo gruppetto che adesso insegue con Damiano Cunego e con David Lopez Garcia, uno dei gregari di Chris Froome, quello che fra l'altro si era incaricato di fare l'andatura nella prima parte della salita. Con loro anche Ljuve Vestra, della Vacansoleil. Non era molto il loro ritardo nei confronti del gruppo principale, considerando che mancano circa un paio di chilometri, giusto, alla fine della prima parte della salita. C'è per loro comunque la possibilità di rientrare. Certo che per Talansky non è un gran bel segno questo. No, assolutamente, dovrebbe essere il corridore della Garmin Sharp nelle zone di Chris Froome, dovrebbe essere Danielson, lo statunitense Thomas Danielson, eccolo qui. Alla sua ruota Carlos Alberto Betancourt, che continua veramente a dare dimostrazioni di assoluto talento, il giovanissimo colombiano della Jeux Desert. Si era messo in mostra alla grande quest'anno, stiamo parlando delle classiche, del capitolo dedicato alle classiche, sul muro di Wii, con uno scatto forse un po' troppo anticipato. Morabito in ultima posizione del gruppetto di testa. Con Serpa Perez della Lampre. Molto bene anche Serpa Perez, è l'unico corridore della Lampre Merida che quando in tutto questo giro di Romandia, anche se le salite vere e proprie ci sono solo quest'oggi, riesce a rimanere con i migliori. Alejandro Valverde, anche lui.
Abbiamo visto Dupont e questo Spila. È Carlos Alberto Betancourt con il 93. Va con Rui Costa, Valverde. Poi c'è anche Marcel Viss della IM che non ha ricevuto l'invito per il Tour de France. Ieri sono state ufficializzate le wild card appunto per la Grand Boucle, che sono andate alla Soyuz Una, alla Europcar e alla Cofidis, non alla IM, che dobbiamo dire la verità non ha raccolto molto quest'anno, però insomma le ha fatte tutte le corse disputate finora. Tipo Pinot in Eccolo testa al gruppo. Eccolo qua Pinot adesso. 10 km e mezzo alla fine, Robert Kieserowski è in prima posizione, Thibaut Pinot che è settimo in classifica generale e adesso prova ad andare a riprendere il croato della Radio Shack. Questa è una situazione che potrebbe anche diventare pericolosa per Chris Froome. Vedremo cosa farà adesso il britannico del Team Sky. Si volta Kieserowski anche perché probabilmente via radio è stato avvertito dello scatto di Thibaut Pinot. Presto potrebbe comporsi una coppia al comando, quella formata appunto da Pinot e da Kieserowski. Thibaut che sta rientrando molto agevolmente su Kieserowski, potrebbe, si formerà tra poco questa coppia al comando e quindi dietro la situazione naturalmente si fa delicata per gli uomini Sky, per Chris Froome e per Richie Porte, gli unici, solo Richie Porte l'australiano è rimasto in questo momento con il leader della classifica generale, toccherà naturalmente a loro il momento in cui in testa ci sono colui che occupava stamani la quarta posizione in classifica generale, vale a dire Kieserowski, e Thibaut Pinot che come ricordato è anche lui a pochi secondi dal leader, infatti vedi Richie Porte in persona con Chris Froome alla propria ruota all'inseguimento, il loro ritardo supera, non supera nemmeno i 10 secondi, ecco ci viene ora in ausilio anche la grafica, 9 secondi in questo momento. Sono 17 invece i secondi che separano in classifica generale Pinot dal leader, vale a dire da Chris Froome. Anche Tony Martin in difficoltà, sta pagando lo sforzo profuso nel coraggioso tentativo in cui è stato protagonista. Tra l'altro non sono neanche rimasti in tanti i corridori della Omega Pharma Quick Step perché sono ritirati quasi tutti, adesso c'è soltanto Peter Velits che può in qualche modo cercare di dargli una mano, però ora transitano al cartello dei meno 10, questi del gruppetto con Peter Velits e con Tony Martin, e il loro ritardo comincia ad essere importante rispetto ai migliori, dunque possiamo dire che è vero che c'è la cronometro di domani, però con l'azione di oggi rischia davvero di finire definitivamente fuori classifica Tony Martin. Effettivamente si fa dura per lui pensare di poter rientrare, dovrà cercare di fare il massimo per contenere il ritardo. Marcel Viss, svizzero della IM, anche lui ha provato a venire via dal gruppo principale, il gruppo con tutti i migliori, e si sta riportando sulla coppia alla comando, su Pinot e su Kieserowski. 9 km alla conclusione, sta arrivando adesso sulla testa della corsa Marcel Viss. In lontananza abbiamo visto sempre Richie Porte in testa al gruppo, però mi fa pensare che prima l'uscita di Thibaut Pinot, ora quella di Marcel Viss, l'andatura in testa al gruppo non sia particolarmente veloce. Escono un po' troppo facilmente, riescono a prendere il largo, quindi questo potrebbe essere un segnale, diciamo così, di debolezza che qualcuno, Kieserowski e Thibaut, sta tentando di cogliere. E adesso sono in tre al comando, 8 km e mezzo alla conclusione, impressionante ancora una volta il ritmo che riescono ad imporre dietro gli uomini del Team Sky con questo Richie Porte che in questo ruolo, Silvio, quest'anno si sta dimostrando davvero straordinario. Si sta dimostrando straordinario e quando ha la possibilità tenta di andare a vincere, ha già vinto quest'anno la Parigi-Nizza, ha battuto invece al Giro dei Paesi Baschi quando la vittoria gli sembrava ormai assolutamente nessuno potesse toglierla da un grande Nairo Quintana. Intanto mi sembrava di aver visto Spilak. Spilak che scatta, e anche questo è un ulteriore segnale che probabilmente l'andatura non è velocissima in gruppo, anche perché dall'inquadratura, dal primo piano fatto a Chris Froome prima, al di là delle condizioni meteo che come tutti possono vedere sono chiaramente estreme, ma non mi è sembrata una gran bella faccia di un corridore che non stia soffrendo. Ora rimane solo perché vedi che Chris Froome decide lui di prendere in mano la situazione e Richie Porte non riesce a questo punto a mantenere il gruppetto del compagno di squadra, leader della classifica generale. Comunque tutti in gruppo sono stati ripresi ormai, anche Kieserowski
anche con Thibaut, Pinot, ormai con, mancano 60 metri ancora. Con Wyss e con Spilak. Gruppetto di testa, adesso è rimasto da solo Chris Froome. In questo gruppetto c'è sempre anche Betancourt, c'è Serpa Perez e abbiamo visto a chiudere in ultima posizione c'era Igor Anton. L'impressione che ho avuto che non fosse particolarmente in palla, finora non la sta confermando, perché Chris Froome sta mettendo in difficoltà Danielson alla sua ruota. Sta mettendo in difficoltà gli altri, intanto ora fatica a tenere Thibaut Pinot e si sta riportando da solo, da padrone della corsa, possiamo dire, in testa anche Chris Froome. Aveva provato un ulteriore allungo Robert Kieselowski, più avanti ci dovrebbe essere sempre Simon Spilak. Qui siamo su Richie Porte insieme a Roland. Dunque anche Pierre Roland ha perso contatto, ha tardato Richie Porte che adesso va a saltare il capitano qua alla Romandia della Europcar. Chris Froome prova a rientrare, Richie Porte sa che è importante, riesca a farlo per andare a dare manforte al suo capitano che verrà naturalmente attaccato in questi ultimi 8 chilometri. Mancano poche centinaia di metri al Gran Premio della Montagna. Con Kieselowski sembra Spilak, mollare. Spilak che è in prima posizione, eccolo qua Simon Spilak, lo sloveno della Katiuscia, con Chris Froome che a questo punto ha deciso di non rimanere più in una posizione di attesa, in una posizione passiva, ma di voler lasciare anche un segno, e almeno provare a lasciare un segno in questa che è comunque, anche se è stato cambiato il percorso, la tappa regina del Giro di Romandia. Chris Froome si sarebbe anche potuto permettere di aspettare, no? E invece nell'ultimo chilometro di questa salita verso il GPM di l'SP è scattato, si è mosso in prima persona Chris Froome, che dietro intanto sta facendo il vuoto perché non riescono né Pinot né Kieselowski a tenere il suo ritmo, con loro neppure Wyss, e si sta riportando da solo Chris Froome sulla battistrada su Simon Spilak. Certo che vederlo dal punto di vista stilistico sembra sempre lì per cedere Chris Froome, invece ha messo anche quest'oggi in difficoltà gli avversari, mentre eccoci, fa fatica comunque, sì. Siamo al Gran Premio della Montagna con Spilak a 7-8 metri Chris Froome, dietro il terzetto con Wyss, Kieselowski e Thibaut Pinot. Mancano 7 km e mezzo alla conclusione, da qua fino in pratica agli ultimi 2 km, Silvio, è un lunghissimo falso piano, proprio nel finale, per arrivare alle Diablerets un'altra breve rampa la trova. Invece sta perdendo un po' la pazienza Kieselowski, abbiamo visto quel gesto parziale rivolto a Wyss che non riusciva a dargli il cambio, non perché non volesse farlo, ma soprattutto perché è a tutta mentre sta transitando il Gran Premio della Montagna la coppia formata da Richie Porte e Pierre Roland. Però adesso sarebbe interessante anche andare davanti, andare sulla testa della corsa, perché sono curioso di vedere cosa sta facendo ora Chris Froome, perché aveva staccato la regia svizzera quando Chris Froome stava portandosi davanti. Eccolo qua, cambi ora anche regolari con Spilak e Froome. Ha tutto l'interesse anche Spilak a dare una mano per migliorare la sua posizione in classifica generale. Dietro mi sembra che il terzetto formato da Kieselowski, Thibaut Pinot e Marcel Wyss abbia difficoltà a tenere il ritmo. Rientrano su di loro altri corridori con Alejandro Valverde, che si porta immediatamente in prima posizione. Il mursiano che Betancourt. Danielson con Betancourt. Mi sembra proprio Betancourt che sta cercando di andarsene. C'è anche Wyss con loro, che è l'uomo di classifica della AIM. Carlos Betancourt sta uscendo dal gruppo, tentativo di riportarsi sulla coppia di testa formata da Chris Froome e da Simon Spilak. Betancourt che in classifica generale ha 19 secondi di ritardo da Chris Froome. Chris Froome che adesso è alla comando, maglia gialla per lui, maglia rossa della Katiuscia invece per Simon Spilak. È giornata anche oggi. Una quindicina i secondi di vantaggio della coppia di testa su questo gruppetto è stato raggiunto, riacciuffato nuovamente Carlos Alberto Betancourt. 16 secondi il vantaggio di
Froome e di Spilak nei confronti del gruppetto con i primi inseguitori. Questo che vedete inquadrato ora chiuso da Rui Costa della Movistar. Stiamo arrivando a Le Diablerets, posto infernale nel Medioevo, da qui appunto il nome, la matrice Diavolo. Siamo sulle Alpi Bernesi e segna in pratica il confine tra il cantone Vaud e il cantone Vallese. Se continuano così non li vedono più. Chris Froome e Spilak li ritroveranno dopo l'arrivo, perché non c'è assolutamente accordo. Ora Carlos Alberto Bentancur ha chiesto al compagno di squadra Dupont di sacrificarsi ed è il francese che sta conducendo l'inseguimento, ma davanti Chris Froome e Simon Spilak sono letteralmente scatenati, hanno entrambi lo stesso interesse, naturalmente Chris Froome è quello di aumentare il suo vantaggio nei confronti dei rivali in classifica generale e Simon Spilak naturalmente quello di migliorare la sua posizione e di andare a conquistare anche la vittoria di tappa, sempre che riesca a tenere il ritmo dello scatenato inglese nell'ultimo chilometro e mezzo, dove la strada salirà ancora. Anche perché insomma non è che abbia grandissime ambizioni di classifica Simon Spilak, che attualmente è in 42esima posizione con un ritardo di 51 secondi da Chris Froome. Certo, qualche posizione la potrà risalire, la potrà riguadagnare, ma credo che oggi l'obiettivo per lo sloveno della Katusha sia soprattutto la vittoria di tappa. Simon Spilak particolarmente in condizione, non brillantissimo nella tappa dell'altro giorno, è stato lì che ha perduto diverso tempo e ha, diciamo così, condizionato definitivamente una sua brillante prestazione in classifica generale, ma anche quest'oggi si può prendere una bella rivincita. Sta dando manforte a Chris Froome in questo tentativo quando mancano ormai 4 km all'arrivo e il loro vantaggio continua. Si è ormai fissato intorno ai 15 secondi. Si è abbastanza assestato, sì, intorno ai 15 secondi nei confronti di questo gruppetto degli inseguitori, che è chiuso da Robert Kieserowski. Davanti c'è la coppia della Gelesert con Dupont e Betancourt. Anche Valverde e Rui Costa fanno parte di questo gruppetto per la Movistar. Anche Danielson, Igor Anton. Adesso però c'è stato un cambio improvviso nella grafica, perché dai 14 secondi infatti siamo passati ai 36. Sì. Ma infatti mi sembrava strano. Bene prima per gli inseguitori o male adesso. No, ma è così, è corretta questa, semplicemente perché solo da un chilometro e mezzo si sono messi con puntiglio e determinazione all'inseguimento. Prima era semplicemente uno sparpaglio, tutti guardavano tutti e quindi potevano avere buon gioco, come stanno avendo Chris Froome e Simon Spilak. Anche perché davanti mi sembra completamente diverso l'accordo che hanno trovato Spilak con Froome. No? Dietro in pratica c'era stato lo scatto di Betancourt e ora da un paio di chilometri era Dupont che stava tirando, ma insomma si vede anche da queste immagini. Non tira nessuno. Non c'è una grandissima intesa. Non tira nessuno. Valverde manda a quel paese un po' tutti. E in questo modo qua Carlos Alberto Betancourt chiede: ma cosa volete da me? Fate voi. E quindi insomma davanti invece si stanno dando dentro, tra l'altro sono due corridori con gli attributi che non stanno assolutamente lì ad aspettare che arrivi. Ecco Silvio, come arrivano informazioni e guarda il loro vantaggio. 42 secondi adesso per Froome e per Spilak. Abbiamo sempre detto fin dall'inizio della stagione in pratica che il ruolo, uno dei compiti più importanti e delicati possiamo dire di Chris Froome, era anche quello di convincere, diciamo così, la squadra, tutto il Team Sky, compresi i compagni, che avrebbe meritato il ruolo di leader dopo quello che ha fatto l'anno scorso, in supporto, con qualche polemica, con qualche mugugno al Tour de France, di Bradley Wiggins. Credo che oggi vada letta anche in questa ottica, no, l'azione di Chris Froome, che vuole dimostrare una volta di più che può fare il leader, che sa fare il leader, che è un leader, perché oggi non aveva assolutamente bisogno di lasciare il segno in questa tappa. Sì, i tecnici e i dirigenti del Team Sky hanno deciso di far fare ai due un programma differenziato quest'anno e così sta accadendo, e Chris Froome nelle occasioni in cui ha potuto, diciamo così, correre da capitano ha fatto vedere, mentre siamo a 2 chilometri all'arrivo, ha fatto vedere assolutamente di essere in grado di reggere il confronto con il plurititolato compagno di squadra che l'anno scorso vince il Tour. Ha conquistato il Criterium International al
Tirreno Adriatico battuto dal solo Vincenzo Nibali, sta conquistando il Giro di Romandia e allora attendiamo a questo punto la fine del Giro per capire con quale ambizioni Bradley Wiggins andrà, se andrà al Tour de France. Dovrà probabilmente ricambiare anche tutto il lavoro che Chris Froome ha fatto l'anno scorso per lui, ma non sono così convinto che il Bradley Wiggins si accontenterà nell'eventualità avesse la condizione di avere un ruolo di semplice aiutante. Comunque, un motivo certamente di interesse, quest'oggi abbiamo un'ulteriore conferma della bontà, del talento e della classe di Chris Froome. Intanto c'è Marcel Wiss nella prima posizione della gruppetta degli inseguitori con Alejandro Valverde, con Anton Pinot, Danielson, Betancourt, Dupont. C'è anche Wilco Kelderman, si conferma davvero molto interessante questo giovane ragazzo olandese del Team Blanco. Non abbiamo notizie purtroppo di Ivan Basso, abbiamo visto Moreno Moser nel gruppo di testa fin ai piedi dell'ultima salita che portava all'SP e quindi non sappiamo darvi informazioni, era un test importante anche per il campione varesino quest'oggi, sappiamo che non ama particolarmente il maltempo. Le giornate di pioggia e freddo, no? Comunque ormai siamo all'ultimo chilometro con la coppia di testa, mentre il ritardo di questo gruppetto all'inseguimento continua a salire. E adesso siamo vicini al minuto per quanto riguarda il vantaggio di Chris Froome e di Simon Spilak, che transitano adesso sotto l'arco verde, quello che indica l'ultimo chilometro, triangolo rosso, ultimo chilometro per Froome e per Spilak. In teoria, secondo le leggi non scritte del ciclismo, sì, adesso dovrebbe esserci consolidamento della maglia gialla per Froome e tappa per Spilak, no? Credo in di teoria. Sì. Credo di sì. Credo di sì. Tu chi prendi dei due? Io sono per la vittoria di Spilak, anche perché insomma credo che non faccia, che non abbia alcun senso per Froome andare a mettersi contro un corridore e una squadra per vincere una tappa alla Romandia. Beh, insomma c'era segnalato l'arrivo in pendenza maggiore, invece è anche questo un leggero falsopiano, sì, come vedi, la legge non scritta del ciclismo anche quest'oggi si conferma. Chris Froome giustamente va a tirare fino a quando non sarà superato da Simon Spilak, che 300 metri alla conclusione, 300 metri alla conclusione nelle terre del diavolo, così erano definite nel Medioevo queste montagne sulle Alpi Bernesi. Si va allo sprint fino a un certo punto, perché sprint vero e proprio non c'è, per la vittoria di Simon Spilak alle Diablerets davanti a Chris Froome. Da padrone in tutti i sensi, anche per come si è comportato in questo finale, da padrone del Giro di Romandia. Una grande prestazione di Chris Froome, che ancora una volta è riuscito a sfruttare in maniera eccezionale il lavoro della sua squadra nel finale. Ha lavorato con tutti i suoi uomini, il Team Sky, con Lopez, con Kirienka nella fase di fondo valle, prima di cominciare da Egle la salita verso il Gran Premio della Montagna, poi verso il traguardo e poi nei chilometri più duri della salita verso il GPM di L'SP con uno splendido, ancora una volta, Ricci Porte. Adesso la moto di ripresa, si perde un po' i corridori, andiamo a vedere la volata, vale però soltanto per il terzo posto. Vittoria di Spilak davanti a Froome e poi c'è l'accoppiata della Movistar con Rui Costa, sì. Valverde e Kelderman e poi in quarta posizione nel gruppetto Carlos Betancourt. Già pronto invece per il cerimoniale è Simon Spilak. Ottima la prestazione dello sloveno, che fa un importante salto anche in classifica generale, visto che il vantaggio della coppia di testa sul terzo arrivato Rui Costa dovrebbe superare i 50 secondi, quindi la possibilità per lo sloveno di entrare nella top 5 anche della classifica generale del Giro di Romandia. Niente da fare, Chris Froome è veramente ormai ha raggiunto, mentre mi sembra che stia arrivando Serpa Perez arriva adesso al Roland traguardo. E Ricci Porte, Pierre Roland dell'Europcar, Ricci Porte, luogotenente di Chris Froome a questo Tour de Romandie. Da 2 minuti
quando è arrivato Simon Spilak. Damiano Cunego, con Cunego che De Marchi anche con un ritardo di 2 minuti e 20. Alessandro De Marchi per la Cannondale, e adesso sarebbe interessante appunto riuscire in qualche modo ad identificare Silvio Ivan Basso. Sì, non, sinceramente ho avuto l'impressione di non averlo visto nemmeno nelle immagini. Allora, non c'è neanche piedi, in questo gruppetto. Ai piedi dell'ultima salita, quindi. Con Vestra, con Egor Silin. Siamo vicini ormai ai 3 minuti di ritardo, una giornata difficilissima in queste condizioni meteo, insomma se pensiamo che siamo a fine aprile, guardate qua che giornata hanno dovuto affrontare oggi i corridori, è vero che siamo in montagna, però insomma. Ci dicevi nei giorni scorsi, Silvio, che comunque l'acqua, il freddo e il maltempo sono abbastanza una costante, no? Al Tour de Romandie. Sì, sì, abbastanza, diciamo che i corridori che si allineano alla partenza, sì, che si allineano alla partenza sanno che il Giro di Romandia, il Giro dei Paesi Baschi, insomma sono corse dove la pioggia e le condizioni meteo difficili si incontrano abitualmente. Certo che quest'anno sia qui alla Romandia con questa giornata, sia al Giro dei Paesi Baschi con la penultima tappa dove quando superavano i 500 metri di altitudine l'acqua si trasformava in neve, insomma le condizioni e tutto quello che hanno dovuto sopportare prima e dopo e durante questo inizio stagione 2013, è sicuramente una stagione da questo punto di vista poco fortunata per il plotone internazionale. Arriva Tony Martin. Tony Martin ha pagato carissimo. Sì, l'ha pagata carissima quell'azione che ha fatto appena cominciata la salita, perché qua, guardate un po', perde quasi 4 minuti. Tony Martin che arriva con un ritardo di 3 minuti e 53 secondi. Dunque definitivamente fuori classifica Tony Martin. E qua rivediamo ancora una volta lo sprint, e come avevamo intuito a un chilometro dalla fine, insomma rispettata la legge non scritta del ciclismo, io la maglia di leader della tappa, Chris Froome in giallo sul podio come vincitore di giornata invece Simon Spilak. Bravo però, perché dalla Chris Froome, dalle immagini si vede insomma che continuava comunque a darci di spalle per far capire che comunque stava faticando, insomma, quindi qui la volata per il terzo posto con Rui Costa che sopravanza il capitano Valverde davanti a Kelderman e a Carlos Alberto Betancourt, che con coraggio aveva tentato poi di bis, portarsi con Dupont, Kieserlowski, anche Thibaut Pinot e uno sbuffante Igor Anton. Eccolo qua all'ordine di arrivo, 1.03 più i 10 secondi di abbuono. Perrault era l'altro uomo della Agile Desert, Jean-Christophe Perrault. Altro gruppetto adesso al traguardo, siamo ormai vicini ai 5 minuti di ritardo dal vincitore, e neppure in questo gruppetto vediamo Ivan Basso, anzi siamo vicini ai 6 minuti di ritardo. Allora in spalla Chris Froome, anche perché è sempre giusto a mio avviso lasciare la vittoria, ma mai farlo in maniera particolarmente plateale. Simon Spilak che intanto risale in seconda posizione in classifica generale, perché adesso ha 47 secondi di ritardo da Chris Froome, 1.21 il ritardo di Rui Costa, 1.22 per Kieserlowski, 1.26 per Pinot, Valverde e Danielson. Una dura gara, tempo sempre brutto, non ho pensato posso correre un buon risultato, non aspettare, vinceva e vinto, molto contento. The fact that you didn't climb the both sides of the Col de la Croix, were you disappointed or you said okay I can do it in the same way? Io ho visto gli ultimi 10 km, gambe girare bene e poi aspettare ancora 5 e poi gli ultimi 5 attaccare. In the last 10 kilometers in the Sepe, Chris Froome came to you. Allora, at this moment, you knew that you could win, of course. Yeah, at this moment I knew, and then I go full gas.
you knew that going together he could win the Tour de Romandie and you could have the run. Yeah. Now Chris Froome was very impressive. Traduciamo tutto insieme, ci siamo sempre. He's the boss of the tour. We will see tomorrow. Yeah. Of course. What do you expect for tomorrow? I expect one good chrono and. You like the weather conditions? You like when it's cold and when it's raining? Yeah, mi molto piace quando piove. Mi piace, sì. È stata la gara perfetta per lei. It was a perfect day. Yeah, perfect day for me. Capito adesso che doveva fargli la domanda in italiano, forse. Come il protagonista più atteso, e dobbiamo dire che questo ruolo lo sta rispettando alla grande, no? Perché ha controllato per tutta la settimana, ha lasciato il sigillo il primo giorno del cronoprologo, poi con la sua squadra ha controllato e quando c'era poi da lasciare il segno non si è fatto attendere Chris Froome. Sembrava non particolarmente brillante, e invece non ha fatto in tempo a nessuno. Mi sono fatto ingannare da, diciamo così, dalla sua, dal suo stile non propriamente perfetto bello in bicicletta. No, bello in bicicletta non lo è, ma è molto efficace la sua azione, abbiamo avuto una conferma anche quest'oggi. Un Chris Froome che quest'oggi, a differenza degli altri giorni, è entrato direttamente in funzione per primo, senza, dopo aver esaurito il lavoro dei compagni di squadra. L'ultimo è stato Richie Porte, dopodiché ha deciso di prendere in mano lui l'iniziativa. Non so se hai notato anche il gesto, la galanteria da parte di Chris Froome, che si è fermato per far passare prima la signorina. Ancora brillante nonostante la fatica. Lucido, sì. Simon Spila, che quest'oggi raggiunge in questo 2013, in questa stagione 2013, la sua seconda vittoria, aveva già conquistato il Gran Premio Miguel Indurain il 30 marzo di quest'anno, dopo una fuga di oltre 150 km. Thibaut Pinot, maglia bianca ancora per lui, ci ha provato oggi Thibaut Pinot. Eh sì, ci ha provato a, diciamo così, a sorprendere Chris Froome. Evidentemente era l'andatura che imponeva Richie Porte, che sembrava giustamente agli avversari, insomma, non un'andatura impossibile. Infatti diversi hanno cercato di sganciarsi, poi sì, nel momento in cui era stata anche un'andatura non impossibile, però si sganciavano e rimbalzavano tutti in ogni caso. Però ha dovuto intervenire quest'oggi direttamente Chris Froome per recuperare i fuggitivi, perché ricorderai, Simon Spilak si è portato su Thibaut Pinot, su Wiss, si è portato su Kieselowski. Ecco il momento dell'attacco. Allora, questo è il momento dello scatto di Thibaut Pinot. Davanti c'era Kieselowski. Solo Kieselowski. Esatto. Si è portato velocemente sul croato, poi sui due è rientrato anche Marcel Wiss. Sì, ma li hanno sempre tenuti a 10-12 secondi. Sì, ma poi Simon Spilak ha staccato gli altri tre ed è dovuto intervenire Chris Froome in persona. Ha raggiunto Spilak, non senza fatica, perché non è che lo abbia raggiunto. Hanno fatto il vuoto Simon Spilak e Chris Froome, il primo. Eccolo qua, lo sloveno della Katiuscia.